La giornata. Cosa c'è da sapere? Il Parlamento europeo approva a larga maggioranza un documento che definisce l'Ungheria una autocrazia, non più una democrazia, e invita il Consiglio a intervenire per evitare violazioni del principio dello Stato di diritto, per esempio tagliando i fondi a Budapest. Quello di Orbán è il paese dove le donne che vogliono abortire sono costrette ad ascoltare il battito del feto, come sembra stia cominciando ad accadere anche in Italia. È venerdì 16 settembre, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Sono le leggi approvate dall'Ungheria di Viktor Orbán a metterne in discussione lo Stato di diritto, secondo l'Unione Europea. Pensando al governo di Budapest e alle sue mancanze, parliamo certo dell'indipendenza della magistratura, della corruzione, della libertà di espressione, ma sono i diritti delle minoranze, dei migranti, i diritti LGBT+ e delle donne, il diritto all'aborto, che oggi sono violati in quel paese. Da ieri, i medici che si occupano di interruzione di gravidanza devono mostrare alle donne ungheresi che hanno deciso di abortire, qualsiasi sia la loro ragione, una prova chiara delle funzioni vitali del feto, in primis il battito del cuore. Un modo per scoraggiarle, una pena inutile. È anche per questo che il Parlamento europeo ha votato un rapporto, approvandolo a larga maggioranza, che definisce l'Ungheria un'autocrazia e non più una democrazia, con il parere contrario però di Lega e Fratelli d'Italia. Fermiamoci sul caso del battito del feto, perché succede anche da noi. Segnalazioni simili stanno cominciando ad affiorare in Umbria, in Emilia-Romagna, strano, in Veneto. Alle donne viene chiesto di abortire solo dopo che sia stato accertato appunto il battito del cuore del feto. Una pratica inutile, affermano ginecologhe come Lisa Canitano, come Marina Toschi. Non c'è un protocollo che ne chieda conto, non c'è alcuna raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ne parli, dunque nessuna indicazione da rispettare. Ma succede. Lo hanno denunciato ieri Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana ed Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde, dopo aver raccolto alcuni sussurri giunti dall'Umbria. La regione amministrata dalla leghista Donatella Tesei ha smentito: in nessuna azienda sanitaria o ospedaliera risulta che le donne che chiedono l'interruzione di gravidanza siano costrette ad ascoltare il battito del feto, afferma l'assessorato umbro alla salute. È una denuncia grave, aggiunge. Il ministro Roberto Speranza dice di valutare un'ispezione. Ci sarà da capire, sarà bene approfondire. Quindi vedremo. Ma mentre la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chissà se premier domani, assicura di non voler cancellare o modificare la legge 194 sull'aborto, legge del 1978, bensì di voler solo difendere la sua applicazione nell'ottica del diritto a non abortire se non lo si vuole, molte donne si ritrovano a denunciare che se c'è un diritto da difendere a 44 anni di distanza dall'approvazione di quella norma, è il diritto a non diventare madri, che sia per una, che sia per una infinità di ragioni, di poterlo fare in sicurezza, senza superare continui ostacoli, trovando i medici lì dove devono essere, senza andare da un ospedale all'altro, da una regione all'altra, senza poi ritrovarsi i feti sepolti nei cimiteri, senza ascoltare battiti. Usando magari una pillola, si chiama RU486, e soprattutto non soffrendo più di quanto ogni scelta consapevole, e figuriamoci se non lo sia quella che nasce da ciò che sprigiona più potenza nel corpo di una donna, non comporti già di per sé. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.